Benvenute e benvenuti, siamo nel momento ristrutturativo di debriefing di UNEAS. È il modulo 8. Il modulo si articola in tre sezioni: progettazione, pratiche, accertamento delle conoscenze e delle competenze. Troverete un messaggio di benvenuto realizzato con Zoho. Che cosa dovremmo fare? Consultare le risorse e gli strumenti messi a disposizione, interagire nelle zone sociali che sono rappresentate da Trisider, da un forum e poi fare il compito. Ci sono diversi strumenti, diverse applicazioni e risorse che sono accessibili da ciascuna zona in cui è suddiviso il modulo. Ecco, questo è l'indice, come vedete. Comunque i materiali sono molti e vi serviranno per implementare il vostro format. Infatti avrete come compito quello di progettare in un format che è già predisposto, e in questo format vi ho messo degli esempi di come e di che cosa potreste mettere. Ecco, questa è la sezione della prima sezione che vi è stata posta in scorrimento, e queste sono le istruzioni dettagliate del compito con il format da scaricare nel bottone arancio. Ecco, il compito va inviato individualmente, e quindi perché possa essere poi attribuito il punteggio individuale. Naturalmente il compito lo potete svolgere anche in gruppo, e in tal caso deve riportare nel format i nomi dei partecipanti al gruppo. Vedete che c'è scritto proprio che l'invio comunque è individuale per il tracciamento delle attività e per quindi l'attribuzione dei crediti individuali. Dalla sezione 1
possiamo accedere alle varie risorse ed è la sezione di progettazione. Dentro questa sezione troviamo una presentazione generale del momento ristrutturativo e troveremo il format da scaricare. Questa è la presentazione appartenente alla sezione 1. Il momento ristrutturativo. Osservate che il momento ristrutturativo si trova quindi collocato nell'ultima fase di un EAS e ha un design che corrisponde alla documentazione delle azioni didattiche, che sono il discutere e pubblicare e poi l'apprendimento attraverso la discussione per collaborazione. Quindi, nel momento ristrutturativo, tutta la classe si trova in plenaria, cioè non c'è più il lavoro di gruppo, ma tutti gli studenti sono invitati a discutere insieme. Naturalmente il momento ristrutturativo si trova collocato come terzo momento, dopo il momento preparatorio e il momento operatorio. Il momento preparatorio era la fase di anticipazione della nuova esperienza di apprendimento ed era soprattutto un problem finding. E il momento operatorio era la fase dell'esperienza, nella quale gli studenti dovevano produrre degli artefatti di conoscenza e risolvere i problemi che erano posti dal nuovo argomento, dal nuovo tema di apprendimento. Nel momento di debriefing si ridisegna l'esperienza, si cerca di capire ciò che è accaduto. Si discute, si concettualizza, si fa brainstorming finale per vedere quello che è accaduto di positivo e che cosa si può migliorare e poi si pubblicano tutti gli artefatti che ai gruppi hanno prodotto. Quindi il debriefing come revisione chiude l'attività didattica riflettendo su quanto è accaduto, analizza le competenze che sono state raggiunte, gli aspetti che devono essere rivisti, corretti o migliorati. È lo spazio della parola su ciò che è accaduto in un EAS e ha il compito di ripercorrere le fasi dell'EAS precedente e in genere apre un nuovo processo di problem solving setting e quindi prelude ad un argomento successivo che sarà concatenato con questo, perché l'apprendimento è appunto è sempre in relazione a un antecedente e dovrebbe poi portare
un qualche cosa, a un successivo argomento o a tema di disciplinare. Con il debriefing si impara riflettendo su ciò che si è imparato facendo, quindi si valuta l'attività svolta ponendosi in maniera distaccata dal campo dell'esperienza, permette a riflettere e quindi per passare da quelli che sono i prodotti alle competenze che si rivelano. Pertanto risponde al bisogno delle identità riconosciute rispetto ai processi, ai ruoli agiti, ai momenti di forza e di debolezza che sono emersi nell'esperienza, che sono emersi nel momento operatorio. E la stima delle debolezze nel processo di debriefing è molto importante, perché ci sembra di ritrovare la dialettica servo-padrone, sono le debolezze che generano nuove esigenze di padronanza e nuove interrogazioni. Quindi la conclusione di UNEAS è un parziale problem solving che si riapre a ulteriori processi di problem finding, pensando quindi al flusso conoscitivo che si pone tra un antecedente e un conseguente in rotazione di output. Non viene riciclato un sapere, ma viene riproposto in direzioni nuove e creative. Pertanto debriefing dovrebbe portare a un rilancio e a un riconsiderare gli indicatori di prestazione, ossia come lo studente è in grado di gestire le informazioni, le risorse, le relazioni, i problemi, come si pone rispetto alle regole, se è capace di mantenere le decisioni, ossia se è responsabile, se è autonomo, se è in grado di percorrere i propri processi e se conosce i punti di forza e di debolezza nelle scelte. Quindi viene valutata la performance, ossia è riconoscibile il processo, soddisfa il prodotto, i risultati attesi e valuta il percorso seguito per ottenere il risultato. Ha applicato l'alunno le procedure, è avanzato per prove e errori, ha scelto tra possibili opzioni. Perché nel debriefing la valutazione è formativa e quindi adatta a valutare le competenze che l'alunno ha raggiunto. Strutturativo è un momento che si
svolge alla presenza dell'intera classe nella cosa fa il docente in plenaria? Innanzitutto nella prima fase osserva, discute, analizza e valuta i risultati e gli artefatti degli studenti. Quindi si tratta di un'esperienza concreta e di un'osservazione riflessiva e si condividono i risultati che si sono ottenuti nelle esperienze fatte dagli alunni, si analizzano i prodotti, si evidenzia ciò che è stato raggiunto e quello che manca. Ecco, il docente dovrebbe, per il debriefing, preparare una scaletta del debriefing. Quindi quando voi allestirete la progettazione del momento di debriefing, dovreste fare un esempio qui in lancio e focus dovreste fare un esempio di checklist delle cose che intendete fare in questo momento. Ad esempio, si riuniscono gli alunni, si chiede agli alunni, eccetera, eccetera. Cioè, per la checklist potreste usare in app strumenti consigliati, ad esempio un file Word che riassume, ad esempio, i risultati dei vari gruppi e l'impegno dei vari gruppi. Potreste usare una mappa, potreste usare un Padlet, potreste proporre anche delle question and answer o crearle con le varie applicazioni che vi sono consigliate. Potete usare diverse cose. Nella fase 2, dopo aver quindi fatto un riassunto generale, dovreste correggere, mettere in evidenza quelli che sono i concetti sbagliati che avete messo in rilievo durante così l'osservazione dei prodotti o comunque le cose che devono essere rilette, quindi riviste, e quindi rileggere ciò che è accaduto. E collegarlo al contenuto, ossia a quello che dovevano fare gli studenti, e richiamare di nuovo, scusate un attimo, mi è venuta la gola secca, i concetti chiave, fornire delle indicazioni sul ripasso e sugli approfondimenti successivi. E potreste fare anche una mappa concettuale di quanto è accaduto, però dovete fare gli esempi nel format, non lasciare il format così con queste indicazioni generiche che vi ho dato. Nella fase 3, il docente, sempre dalla parte del docente, dovrebbe condividere i prodotti. La fase, infatti, 3 si chiama Documentation e Portfolio, per documentare tutti i prodotti che sono stati poi fatti, creati, tutti gli artefatti che sono stati creati dagli studenti. Potrebbero questi essere raccolti o in una piattaforma. C'erano, ad esempio, in Fidenia abbiamo visto che c'era la possibilità di creare delle risorse, nelle risorse delle cartelle, così come in Edmodo è possibile creare delle cartelle che potrebbero essere poi nominate per argomento, e così oppure potrebbero essere le risorse molto semplicemente raccolte in un Padlet, nominato con il nome dell'attività che è stata svolta. Oppure possono essere raccolte in un Dropbox comunque raccolte da qualche parte, oppure in un'altra lavagna, un Linoit, oppure dicevo, in Box o Google Drive.
Volevo semplicemente darvi un'idea. Guardate che Boxit, che è un altro repository online free, ha molte potenzialità e potete usare anche, sperimentare anche questo repository online. Sperimentatelo, troverete molto efficace. Poi dovreste nel format dire che cosa fanno gli studenti in classe, in plenario, sia nel momento di debriefing. Quello che fanno va di pari passo con quello che fa il docente e quindi dovrebbero nel lancio e focus discutere, domandare e mettere in luce i loro dubbi. E creare le applicazioni consigliate potrebbero essere le question and answer che potrebbero crearle oppure delle flash card oppure potrebbero usare un'analisi SWOT come vedremo in 3 minutes summary un MADIS point oppure parole chiave, una mappa concettuale, le solite cose. Vi ho proposto poi successivamente delle applicazioni e voi dovreste utilizzare, cioè mettere dentro questa scheda i riferimenti alle applicazioni che potete in questa fase dell'anno scolastico rispetto comunque all'unità di lavoro che avete preso in considerazione, utilizzato, sperimentato, che vorrete sperimentare. Comunque è una fase di metariflessione sui punti di forza e di debolezza, come vi dicevo, quello che poteva essere fatto meglio e quello che è andato benissimo, mettere in rilievo tutte queste questi aspetti. Ecco, questa scheda è a vostra disposizione naturalmente e qui nella presentazione avete cosa fa il docente, cosa fa lo studente e pensavo poi di concludere questa presentazione generale riprendendo quindi la presentazione stessa che vi ho messo che avete che avete dentro la piattaforma, quindi concludendo, il debriefing è un compimento che concretizza l'avvenuto apprendimento di una microattività nei suoi legami con le altre di contesto e quindi che ruotano attorno alle competenze del ventunesimo secolo. E quindi ha come fine quello di rilanciare tutte le attività tutte le attività nuove che comunque corrispondono al resto del programma. Il debriefing quindi è una conclusione, un'apertura, perché dovrebbe ispirare nuove direzioni di ricerca e nuove quindi sperimentazioni. È una ribalta perché è definita come learning by doing, che significa lavorare con gli altri, costruire competenze, autoregolarsi, innovare, usare gli strumenti e la rete. E comunicare, condividere, realizzare artefatti e risolvere problemi. E si conclude con una valutazione formativa, noi la vedremo la prossima settimana con le rubriche valutative. Grazie.
di cui faremo poi l'approfondimento. Il debriefing tiene in considerazione anche tutte le tipologie di valutazione che sono state usate durante il percorso di apprendimento, ossia sempre in relazione alle 8 competenze europee, a quelle di cittadinanza, agli assi culturali, alle indicazioni nazionali per il curriculum. E quindi ha a che fare con la valutazione, perché le tipologie di valutazione sono tre: quelle di gruppo, quella è la peer review, che è quella reciproca che abbiamo fatto settimana scorsa, potreste metterla anche qui o alla fine dell'operatorio, inseritela dove volete, e quella individuale, che attraverso dei test o brevi test di accertamento. Quindi vedete che è un momento altamente complesso quello del debriefing, ma nello stesso tempo deve risolversi in tempi brevi. Quindi nel debriefing è riassunta la valutazione formativa di tutto l'EAS, che si rapporta alle competenze e che sostiene lo studente nei vari processi che sono avvenuti. Vedremo poi che si può utilizzare un'analisi SWOT per mettere in luce nel debriefing gli aspetti positivi, e che è rivolta allo studente e che ha lo scopo di quindi mettere in luce i processi, i punti di forza e i punti di debolezza. Ma questo lo vediamo tra un attimo, vedendo proprio l'analisi SWOT che vi ho poi aggiunto successivamente. Quindi l'analisi SWOT è rivolta proprio a vedere che cosa, a individuare quelle che sono le minacce al progetto e a trasformare le minacce, ha come scopo di trasformare le minacce in opportunità. Ecco, questo era il momento ristrutturativo. Il format che vi ho fatto vedere facendo questa presentazione lo trovate nella zona del format, e da questa zona avete la possibilità di scaricare dal bottone che vi ho messo "Scarica il formato di progettazione per il debriefing", di scaricarvi il file di progettazione. Ricordatevi che la progettazione la potete poi attuare in gruppo, ma che l'invio, ve lo ripeto ancora, l'invio deve essere individuale. Quindi questo era la prima sezione riguardante la fase di progettazione, in cui si parla del momento ristrutturativo di UNEAS. Quindi riassumendo, fare debriefing e organizzarlo in un processo riflessivo per appropriarsi di una elaborazione profonda, e quindi l'ambiente didattico ha offerto occasioni importanti di esercitare le competenze nelle pratiche. Ora è il momento, nel momento ristrutturativo, di ripensare a quanto è stato prodotto, e le conoscenze sono modellate di nuovo e portano a concentrarsi su quanto è accaduto e su quello che si può migliorare, una fase di bilanci e di pubblicazione. Adesso andiamo nelle esercitazioni del momento ristrutturativo. Queste sono delle proposte di reflective learning e molto interessanti da
analizzare, ne analizzeremo alcune che abbiamo vi visto e quindi le attività riflessive si concretizzano attraverso degli esercizi che vengono suggeriti al docente da attuare nei riguardi degli alunni. Quindi noi abbiamo una serie di tecniche che possiamo utilizzare per far riflettere i nostri studenti. Queste tecniche sono utilizzabili a tutti i livelli di istruzione. Vediamo quindi le esercitazioni del momento ristrutturativo. Delle prime sono la tecnica delle domande e delle risposte, e c'è cioè un interrogarsi, un chiedere a che cosa è accaduto, e questo serve la domanda e la risposta per insaldare i concetti, per sciogliere i dubbi, per estendere le conoscenze. E porta quindi all'apprendimento sociale, al mutuo aiuto, a favorire l'apprendimento di base ed esperto. E le answer e question, le question and answer si situano in tutto il processo di apprendimento, ma soprattutto nel momento ristrutturativo dell'esperienza didattica. Le risposte possono essere date dal docente su richiesta degli studenti, possono essere date dagli studenti più esperti sulle questioni indagate o che hanno affrontato certi aspetti del problema, ma possono anche essere richieste dal docente come sfida ai docenti stessi in plenaria nel brainstorming per vedere che cosa succede. E quindi vengono anche le answer e question conservate in una cartella condivisa, sono una sorta di FAQ, Frequently Asked Questions, possono essere revisionate, arricchite e costituiscono anch'esse le domande e le risposte possono essere anche queste conservate. Ok, e qui per questa tecnica vi ho indicate, se volete, anche delle applicazioni da mobile. Noi vedremo Quizlet tra poco. Comunque ci sono anche delle applicazioni interessanti da mobile, delle flashcard, Quizlet, vedete con le app e tutto, potete consultare questo. Poi quindi non posso fare tutto, quindi vado alle esercitazioni in cui vi presento alcune esercitazioni abbastanza utili. Per il debriefing troverete qua i sei cappelli per pensare, 1 minute paper, Maddest point, 3 minute summary e il sondaggio. Ecco, perché allora perché proporre delle esercitazioni? Mi piacerebbe molto che voi sperimentaste queste esercitazioni nel momento ristrutturativo di un EAS, perché sono anche dei processi ludici che invitano gli studenti a una grande partecipazione. Proporre esercitazioni serve per identificare se i principi di base dell'attività sono stati acquisiti, sapere quali problemi richiedevano maggior approfondimento, valutare se gli studenti hanno acquisito spirito critico, identificare una decisione, un giudizio, un dilemma, un problema che è rilevante da tenere sotto controllo per la futura attività, avere un feedback che possa migliorare le procedure di insegnamento, di assumere sicuramente i risultati.
Quindi bisogna preparare gli studenti dicendo loro che le esercitazioni servono per avere un feedback e che questo porterà sicuramente un miglioramento nel loro percorso e che esse servono per valutare quanto hanno partecipato. E quanto è stata efficace la loro azione nell'unità di lavoro che è stata appena svolta. Ecco, l'esercitazione di debriefing, secondo me, che è sempre valida e è un'esercitazione che può essere fatta benissimo unplugged. E che ha un grandissimo valore dello sviluppo del pensiero critico è l'attività dei sei cappelli per pensare. Voi del sotto vedete che avete infatti sotto la presentazione avete i sei cappelli. Voi sapete che questa è quella dei sei cappelli, è un'esercitazione proposta da De Bono nel suo libro Sei cappelli per pensare, che vi consiglio di leggere. Questo, ci sono a disposizione sei cappelli, ma la conoscerete questa, credo, questa esercitazione. Il cappello bianco è il cappello neutrale, che rappresenta l'analisi dei dati, di informazioni, di eventi precedenti, mette in rilievo analogie ed elementi che sono raccolti senza esprimere giudizio. Quindi il cappello proprio neutrale, quello che mette sul piatto le cose e le informazioni. Il cappello blu è tipico del docente, nel senso che è un cappello razionale che stabilisce le priorità, i metodi, le sequenze funzionali, pianifica, organizza, stabilisce le regole del gioco, conduce il gioco e conduce il gioco anche dei sei cappelli. Il cappello nero è quello negativo. È l'avvocato del diavolo che mette in rilievo solo gli aspetti negativi, le ragioni che sono andate storte in un'esperienza. Il cappello giallo è quello positivo, si chiama l'avvocato dell'angelo, che rivela gli aspetti positivi, i vantaggi, le opportunità che si aprono. Il cappello rosso è quello che rivela le emozioni e quindi che esprime le proprie intuizioni, i propri sfoghi liberatori, i propri sentimenti rispetto a un'esperienza. Il cappello verde è quello creativo, è quello dell'opportunità, ossia è quello che indica degli sbocchi creativi sì, la mappa dei sei cappelli si apre anche, c'è anche nel Tristider, ma comunque qui sotto, sotto la presentazione, vi ho fatto la mappa dei tre cappelli per mettere in evidenza come li possiamo usare questi cappelli nell'attività didattica. Quindi, nel momento di debriefing di UNEAS. Sarebbe bello che nel momento, ad esempio, di brainstorming finale sull'esperienza fatta, ciascuno, no, la mappa, mi interrompo un attimo. In piattaforma la mappa dei sei cappelli si apre un no, si apre dentro, non si apre una finestra nuova, ma è sotto, è inserita nella piattaforma, in Moodle, sotto la presentazione che vi stavo facendo vedere. Vi ho messo, ho estrapolato la mappa dei
dei sei capelli per rendervela evidente. Comunque, vi dicevo, secondo De Bono, affrontare i problemi oppure l'analisi dei problemi con i soliti metodi produce molte rigidità. Per trovare soluzioni innovative bisogna fare sperimentare agli studenti i diversi punti di vista attraverso i quali un'esperienza, quella che poi è stata agita nell'aula, possa essere vista e valutata. Pertanto potrebbe essere davvero interessante realizzare questo gioco all'interno della classe. Penso che possa essere allettante. Sicuramente per la scuola primaria, ma anche per gli altri gradi di istruzione, creare dei coni, cappello, dei colori, dei sei colori qui richiesti, e chiedere agli studenti di interpretare attraverso una drammatizzazione un ruolo di valutazione dell'esperienza che è stata fatta, quindi di quanto è stato fatto durante l'esperienza didattica. Per costruire i sei cappelli ci vuole poco, basta della carta colorata, è un'esperienza, come vi dicevo, unplugged, che può essere benissimo realizzata in una drammatizzazione in presenza, quindi potrebbe promuovere l'interesse e nello stesso tempo far cogliere agli studenti come i punti di vista possano essere tanti rispetto all'esperienza appena fatta. Ecco, quindi poi alla spiegazione, la presentazione appena sopra è una meaning making, cioè attraverso il gioco dei ruoli dei sei cappelli, l'obiettivo è quello di guadagnare il pensiero critico in una riflessione pratica e valutare ciò che è accaduto supponendo di assumere un punto di vista, e quindi gli alunni potrebbero tutti sperimentare i cappelli, tranne tutti sperimentano, oppure per gruppi sperimentano quello che rappresenta il cappello. Spieghiamo prima agli studenti il gioco, le finalità, quindi il gioco potrebbe essere orientato, si dice agli studenti, mettere in luce, ecco, gli aspetti positivi e i punti deboli dell'attività. Si possono suddividere gli studenti, vi ho dato anche tracciato come fare, suddividere gli studenti in cinque gruppi. Ogni gruppo indossa un cappello tranne il blu ed esprime in plenaria, quindi nel momento di debriefing, il suo punto di vista dalla parte del cappello, personificando quello il cappello. E quindi ricordare agli studenti che tutti i cappelli sono indispensabili per analizzare quanto è accaduto. Non c'è solo il cappello delle opportunità, ma anche il cappello negativo, perché è quello che proprio valori, cioè mette in luce quello che non è andato. E in plenaria si chiede agli studenti che cosa possono dire dal punto di vista del loro cappello. Poi potrebbero aprire un Padlet e postare nel Padlet le loro interpretazioni dal punto di vista del cappello
che hanno indossato. Nessuno però indossa ancora il cappello blu. Il cappello blu che è praticamente il cappello razionale che stabilisce le priorità e i metodi. Dopo, alla fine, dopo aver sperimentato i cinque cappelli tranne il blu, tutti i gruppi indossano il cappello blu e sempre su Padlet riassumono con l'aiuto del docente i risultati stabilendo le priorità di quanto è accaduto. Ad esempio, si potrebbe fare questa domanda, vi ho fatto proprio una domanda pratica che potreste pure utilizzare. Cosa potete dire dell'attività dal punto di vista del vostro cappello blu per ristabilire le priorità di quanto è stato fatto? E allora i gruppi che hanno indossato tutti il cappello blu possono commentare razionalmente con le priorità i pro e i contro, ad esempio con un Tricider. Che vi ho messo a disposizione un altro strumentino didattico molto utile, che vedremo tra un attimo come funziona. E la domanda potrebbe essere, la richiesta potrebbe essere quella di valorizzare, critiche, di chiedere agli studenti di valorizzare criticamente quanto è accaduto. Esempio, vi ho fatto anche l'esempio, è vero in parte, dovrebbero loro dire, quello che dice il cappello, non so, rosso, il cappello, esempio, nero esagera. Se prendiamo in considerazione i nostri prodotti e la nostra attività, possiamo dire, potrebbero insomma aggiungere gli studenti col cappello blu, possiamo dire che sono emersi fattori prioritari che hanno fatto funzionare l'esperienza e che sono elencarli. È molto utile questa esercitazione che viene usata in diversi ambiti per risolvere problemi all'interno di piccole comunità oppure anche nel management, ad alti livelli viene utilizzata. Ecco, poi vi ho messo più avanti, la vedrete, ma non ho intenzione di farvela vedere. Vabbè, vi ho messo pure la. Vabbè, ve la posso far vedere velocemente. L'esercitazione, se esempio avete un ambiente, frequenterete a un certo punto, magari vi verrà voglia di frequentare l'ambiente in Second Life, qui potete vedere l'esperienza, l'ho postato ieri sera, dei cartelli che adesso tengo, però per curiosità andatevela a vedere, esiste una land in Second Life che si chiama, avete l'indirizzo per quelli che vanno in Second Life, è utile avere questo indirizzo perché la possono raggiungere, che si chiama Orange 22 e la 22, e che permette di giocare i ruoli. Ve la racconto brevemente, ma non ve la faccio vedere, ve l'ho raccontata anche nel piccolo video che vi ho fatto ieri sera, che permette di giocare i ruoli indossando i cappelli. Il cappello, vi ho messo anche, vi ho detto, raccontato le istruzioni per mettervi pure il cappello. Insomma, gli alunni potrebbero mettersi, o i docenti che fanno un brainstorming rispetto a un'attività, si posizionano davanti al computer che sono disponibili in questo posto, in Orange, e si posizionano cliccando, c'è una sfera, e
e dovete far siedi e vi mettete invece in piedi davanti al computer, cominciate, vi trasmette poi uno script per cui cominciate a digitare sul computer. E potrebbero gli studenti, mentre digitano, simulare, mentre simulano una scrittura, raccontare il loro punto di vista dal punto di vista del cappello che indossano. È facile mettersi il cappello, io me lo sono messo, mi ero indossata quello rosso perché avevo l'abito rosso semplicemente, ma è un'esperienza così di full immersion in una situazione che può essere raccontata e può costruire community in Second Life rispetto ad un quindi ad un problema. Ecco, questa era la tecnica, mi premeva molto farvi vedere alcune cose, non tutte quelle che vi ho menzionato in questa questa zona, perché è un'esercitazione che va bene in qualsiasi situazione. Può risolvere molti problemi di relazione degli studenti, può essere utilizzata negli apprendimenti, può essere quindi un ottimo strumento per analizzare situazioni di vario genere, condividerle fornire un valore aggiunto agli studenti che valutano le esperienze che sono sottoposte alla loro attenzione. Esperienze, voglio dire, che avvengono in classe, ma che possono avvenire anche fuori della classe. Quindi è bellissima questa esperienza questa tecnica, questa esercitazione da utilizzare sicuramente. Ecco, per quanto riguarda le esercitazioni, ce ne sono molte altre che oltre a quella dei sei cappelli, se andate sopra, questa è quella, allora ve la faccio scorrere, dei sei cappelli, cappello che quindi racconta, ecco, qui avevo fatto menzione anche di quell'esperienza che avevamo fatto l'anno scorso in Second Life, e poi c'è la tecnica del One Minute Paper per raccogliere i pareri di feedback sull'apprendimento degli studenti. Deve essere, guardate, proprio brevissima, circa 3 minuti. Esempio, le domande che il docente pone potrebbero essere scritte su di una lavagna. Esempio, qual è stata la cosa più importante che hai imparato durante questa attività? Quale questione importante non ha avuto risposta, e gli studenti possono rispondere su dei biglietti che vanno a distribuire, che possono mettere su un Padlet o su un Linoit, oppure su attaccare, anche se non ci sono non c'è connessione, o comunque si desidera utilizzare ancora la modalità unplugged, attaccare su un cartellone o sulla lavagna con lo scotch. Preparano quindi le loro domande. Questa è una tecnica antica, ma che va benissimo al termine di un'esperienza, serve per concludere un'esperienza di apprendimento. Vi possono quindi fare domande e risposte alle domande in questa maniera. Poi naturalmente il docente raccoglie queste domande e riassume le risposte degli studenti, domande e risposte degli studenti, e porta a compimento una riflessione finale. Poi
Poi c'è un'altra tecnica veloce che è quella dei Madis Point, e quindi è che ti dà molte informazioni con investimento breve di tempo. Ah sì, non avevi, Maurizio non trovava le cose perché sono dei libri che ho costruito con dentro, e dentro i libri ci sono le applicazioni. Forse per quando non c'era l'audio tutti non mi hanno sentito, perché questa settimana avevo deciso di rendere più agile l'organizzazione dei materiali in Moodle, cioè mi sembrava che fosse una proposta diversa, anche perché facciamo un po' di innovazione su quello, non usiamo sempre le solite cose. Ecco, allora la tecnica del Madis Point è quella dei punti fangosi, vedete che vi ho messo gli stivali nel fango, della domanda, si fanno delle domande, sempre brevi, però utilizzare poco tempo, pochissimo tempo, non dobbiamo stare a infangarci anche noi in queste esercitazioni, però farne molte per far riflettere. L'importante è che capiscano gli studenti che devono riflettere. E quindi chiedere agli studenti quale ti è sembrata l'attività più confusa, meno riuscita, Maddi, di questo apprendimento. Potrebbe essere una presentazione, un dibattito, un'esercitazione, una richiesta del docente, cioè quali sono le cose che ti sono piaciute di meno praticamente. Anche qui gli studenti potrebbero rispondere alla solita maniera, oralmente e intanto come un brainstorming, e intanto la docente annota la lavagna, oppure sempre utilizzando un Padlet che ormai è diventato di nostro uso continuo, un Linuit, e mettendo sempre il loro nome, per quello che vi ho detto, quando fate dei messaggi su Padlet o Linuit, quando vi dice title mettete il nome, perché così si sa chi dice o manda i messaggi. Quindi anche qui la tecnica dei Madis Point ha come deve avere come effetto sempre la presenza del docente, che alla fine deve riassumere e riassume i punti critici e propone delle soluzioni correttive che vengono condivise poi nella attività successiva. Ecco, anche i 3 minutes summary, questa tecnica, guardate che sono tutte tecniche che vengono usate moltissimo, ad esempio nel management. Sì, sono tecniche che possono essere usate in ogni momento dell'EASA, ma che sono particolarmente centrate sulla attività di debriefing. Quindi voi dovreste porre queste esercitazioni e spiegarle nel vostro format, cioè metterle proprio fisicamente, perché i format che compilati finora sono piuttosto anonimi, tranne la personalizzazione bellissima che avete dato nello spiegare che cosa volete fare nella parte introduttiva. Il resto è molto sguarnito, e alla fine questo andrà a costituire il project work finale. Quindi se cominciate a mettere dentro le applicazioni, vi trovate dopo col project work già fatto, anche se finito il corso avrete un mese di tempo per ultimare il tutto, però per buttarsi avanti, eccetera. Riprendo questa tecnica del 3 minutes summary, che gli studenti dovrebbero riassumere
concetti chiave dell'attività. Ad esempio, si potrebbe distribuire una scheda o usare un Padlet al solito per raccogliere le risposte, anche una scheda tipo. Dare agli studenti che riassumono così, riassumendo, memorizzano perché la ripetizione è una grande metodologia per apprendere, per allenare la memoria e la ritenzione. Ecco, esempio, vabbè. Io vi ho fatto un esempio, poi vedete se vi piace o se ne avete qualcosa di meglio. Non l'ho aggiunta perché l'avevo fatta sulla slide. Se volete ve la posso anche fare, ma è così semplice da fare. Una griglia, ad esempio, di domande per l'attività dei 3 minutes summary. Esempio di che cosa abbiamo trattato, così si ricordano l'argomento, che cosa hanno prodotto i gruppi, e qui mettono quello che hanno prodotto tutti i gruppi, per avere la percezione sociale allargata della classe, del loro, e della loro attività. Poi qual era l'obiettivo, che cioè, perché abbiamo fatto questa attività? Che cosa sappiamo fare, sappiamo e sappiamo fare ora? Io aggiungerei anche, potevo mettere ora anche, però se volete utilizzare, potreste farvi questa scheda da allegare nel vostro format. Ad esempio, abbiamo usato in classe la tecnica del 3 minutes summary e fate l'esempio. Questa scheda è facilissima quindi fare da utilizzare, e gli alunni ne traggono grande beneficio perché riescono a utilizzare. Possiamo usare anche un Padlet. Io non mi ricordo più dove ho messo il Padlet. Io in un Padlet avevo costruito questa scheda. Mi sono dimenticata e non so più dove l'ho messo, non so se l'ho allegato, no, non credo di averlo allegato. Comunque in un Padlet avevo costruito, avevo, sì, prima di aprire il Padlet avevo preparato questo come immagine, questa griglia come immagine, poi l'avevo messa come sfondo al Padlet, quindi l'avevo utilizzata, dopo la cerco in caso questa, e gli alunni poi avevo, ecco, e poi gli alunni posizionavano le loro risposte nelle varie sezioni dello sfondo che avevo costruito in questa maniera. Dopo lo cercherò, mi sono proprio dimenticata. E poi si potrebbe, ad esempio, il docente potrebbe pure creare un piccolo sondaggio finale utilizzando i moduli di Google. Esempio, chiedendo, sapete usare, non so, mi date una risposta in chat, sapete usare i moduli di Google? Perché se no brevemente la prossima volta possiamo rivederli insieme. Se volete, fatene richiesta come realizzare un modulo, quindi un questionario da somministrare agli studenti finita l'attività. Se volete, mettetelo in chat, se volete che lo facciamo, che vi faccio un mini tutorial. Esempio, le domande potrebbero essere: i tuoi obiettivi per questa sessione sono stati soddisfatti? E si potrebbe mettere come possibile risposta sì, no, in parte, oppure il tuo lavoro ti è sembrato efficace. Dopo si ha un po' il polso della situazione, di come è andata. Serve a noi realizzare un modulo, perché poi abbiamo la rappresentazione
delle risposte e sappiamo se l'esperienza ha avuto successo o se lascia degli strascichi, se comunque non è stata capita, apprezzata. Facendo queste domande generali ci viene davvero, prendiamo davvero in considerazione quanto è avvenuto anche noi e se possiamo migliorare la nostra proposta per la prossima volta. Ecco, questo va bene, questo era il Trailsider. Vediamo se non mi dimentico niente, non mi pare di aver fatto, mi pare di aver fatto tutto, sì. Ok, dopo volevo, quindi vedete, abbiamo guardato, tanto per riassumere, ci siamo occupati di alcune tecniche, sei cappelli per pensare, 1 minute paper, Magister Point, 3 minute summary e il sondaggio, che possono essere esercitazioni. Sono 5 esercitazioni che vi ho proposto di reflective learning and teaching nell'ambito di un'esperienza di classe. Ricordatevi la brevità di queste esercitazioni che non possono andare troppo per il lungo. Devo fare 2 altre cose, che sono l'analisi SWOT, che faccio dopo. Bene, allora se non conoscete i moduli di Google, allora possiamo fare insieme. Penso che la prossima volta faccio un piccolo tutorial, magari con Maurizio, quando siamo in presenza, facciamo un bel modulo di Google. Sarà contento anche Maurizio di farlo e di. Ecco. Ok, facciamo i moduli di Google che sono utilissimi, sono praticamente questionari semplici che possono essere applicati, così abbiamo sondaggi per valutare, a parte che è possibile fare anche la valutazione aggiungendo, non so, se magari lo vedremo nella valutazione anche la prossima settimana, aggiungendo FluBaru, ho fatto tra l'altro che è una quindi si aggiunge a Google Drive e lavora sui moduli di Google per trasformare quello che è un modulo in un report e quindi una valutazione vera e propria delle risposte degli studenti. Quindi è un componente aggiuntivo molto interessante, tra l'altro, che si potrebbe analizzare. Però, visto, volevo farvi vedere subito l'esempio di Quizlet. Ho preso i principi nutritivi, l'ho fatto 5 minuti prima che aprisse il nostro incontro. Adesso ci colleghiamo a Quizlet, però se potete vedere. Scusate se è stupida come esercitazione, però era solo per darvi l'idea, nel senso che questa esercitazione potrebbe andare benissimo, ad esempio alla fine, per riassumere quello che hanno capito e quindi per dare anche una valutazione su un apprendimento individuale, non solo di gruppo, si potrebbero utilizzare le flashcard sui esempi, in questo caso sono sui principi nutritivi. Poi vi farò vedere quella che ha fatto Maurizio sulle stagioni, anche quella molto interessante per ad esempio per una primaria, ma questa applicazione che è online da mobile possiamo utilizzare benissimo tutti i livelli di istruzione per ad esempio cose più approfondite, dipende da quello cosa vogliamo fare, poi ve la presento l'applicazione. Se siete dentro la piattaforma, voi potreste già da qui vedere l'effetto, cioè sono riuscita a incollare col codice embed le e, e
Valerio mi ha dato l'ok che funziona dentro la piattaforma perché molto bene. Se voi cliccate sulle varie sezioni dell'esercitazione, vedete che avete dapprima le flashcard. Prima vi quindi illustro il risultato, un risultato evidente che è, ecco, vedete che vi dà anche il nome del. Cioè avete la possibilità, queste qui vado a scegliere le varie modalità con cui vedere queste flashcard, no? E qui le ho anche con l'audio e la sì, qui ho sbagliato, scusate, va bene. Questa la dovrei cancellare, va bene, è andata male. E la poi sotto non importa, e sotto vedete l'esercitazione con le varie, eccetera. Mi interessano le applicazioni Scatter che vi fa fare un game, ad esempio, sulle applicazioni. Vedete che avete contemporaneamente va il tempo, gira il tempo, per cui devo aggiungere, scusate, banane, via. Ecco, ortaggi, vedete che metto sugli ortaggi, la carne, devo mettere sulla carne, la margarina, sì, i grassi sulla margarina e il pane nei carboidrati. Ecco, e ti dà quindi quindi ha un duplice effetto. Sono esercitazioni, come vedete, velocissime, che hanno lo scopo di vedere se l'apprendimento individuale individualmente ciascuno rispetto a un argomento è stato fatto, si è realizzato. Quindi veloci, solo un gioco, allettanti. Uno può migliorare col play again, perché noi non vogliamo che rispondano subito esatto la prima volta, può giocare uno più volte e migliorare il tempo di reazione. Ha degli effetti indubbiamente di velocizzazione delle risposte, pure di velocizzazione delle risposte. Poi abbiamo lo spelling che ti dà lo spelling delle banane. Io devo scriverci dentro banane. Banane, ecco, e quindi mi dà che è e vado a scrivere, vedete, e serve anche per adesso la smetto, e serve anche per l'inclusione, per cui mi dà la possibilità di fare anche questa esercitazione. Quindi la stessa esercitazione con lo stesso esercizio faccio diverse attività. Lo speller, poi il test, adesso sto lì a scrivere, nel test si presenta l'immagine, vitamine, dove associare la parola vitamine con banane, no? Esempio, la cosa, oppure e così via, insomma, e poi è misto questo esercizio del test perché vi dice di scegliere le proteine dove si trovano, e quindi dirò nella carne, ho anche il test a scelta multipla, e beh, dopo lo facciamo insieme meglio. E poi i carboidrati, che qual è l'alimento che corrisponde ai carboidrati, loro lo scelgono. True e false, ad esempio, questa qui è la margarina, è un grasso, è vero o falso? E quindi, e poi c'è un altro bellissimo gioco. Per arrivare alla fine comunque di questo gioco, di queste flashcard, alla fine, utilizzando tutte le applicazioni che sono implicite nel set di flashcard che andate a creare, bisogna concettualizzare in maniera breve.
potremmo, ad esempio, per livelli diversi, creare o far creare agli studenti delle flashcard riflessive su un argomento specifico, ma allora tutte le esercitazioni diventa impossibile farle perché queste vogliono una risposta breve. Adesso spero che il mouse mi risponda, vado in Space Race, ad esempio, e qui devo scrivere subito. Grazie. Ah, se no non mi dai cosa. Comunque devo scrivere subito, eccetera. Ma non viene così fatto, visto poi nella... Vedete che allora mi ha detto che ho sbagliato perché ho scritto invece, cioè, parlando, ho scritto, non dovevo scrivere grazie ma margarina. E quindi mi dà anche la possibilità, è bello sbagliare perché... ti permette di vedere le cose e quindi devo scrivere banane, cioè andando veloce perché sennò mi sputo, ma non si presenta così in linea. Adesso lo andiamo a vedere. Se volete, vedete che qui mi dice che non avevo risposto perché stavo parlando, qui dovevo scrivere a proteine e allora mi fa il recupero anche. È molto interessante questa applicazione, volevo farvela vedere da dentro la piattaforma, così carina. Se andiamo adesso, io prima sono uscita e quindi scrivete sulla vostra browser Quizlet che andiamo a vedere. Scusate. Quizlet, sì, l'ho scritto con due Q, scusate. Ecco, voi vedete che, vabbè, io mi sono collegata perché sono dentro. Prendete quindi, vi collegate a Quizlet e dovete prendere un account. Se riuscite... se riuscite, sì, purtroppo è vero, sui device mobile ci sono molte funzioni limitate, ma durerà solo poco, brevemente per qualche anno. Dopo saranno i mobile che sostituiranno completamente il PC in tutte le funzioni, pure raffinate. Siamo in attesa di poter vedere anche questo. E se allora vi faccio vedere comunque, quando voi io non mi sono slogata, non ho tempo, quindi prendete un account e fate poi il login. Vedete che io sono dentro quello che vi voglio far vedere, questi sono tutti. Quello che hanno creato i docenti che avevo i corsi, i pass vari, eccetera. E c'è anche poi dopo andremo a vederla, era quello, come si chiamava il tuo, c'era, l'ho visto oggi, quello di Maurizio che aveva fatto, beh, dopo lo troverò dopo. Innanzitutto, volevo ricreare praticamente la set che ho appena creato. Volevo farvi vedere però anche quello di Maurizio perché mi piaceva assai sulle stagioni. Vi dicevo, allora andate in Create Study Set. Ok, Create Study Set. E qui scegliete la lingua. Italiano, mettete il titolo, mettiamo i principi nutritivi, perché avevate fatto, potete mettere qualsiasi cosa. Poi Maurizio non l'ha fatto soltanto ma ve le farà vedere, soltanto sulla proprietà non l'ha fatto soltanto sulle stagioni, ma anche sulle proprietà, mi pare, della moltiplicazione con tutte le formule, con il usato in tutte le discipline, anche quelle di
scientifica, non c'è limite all'utilizzo delle, ad esempio, posso scrivere carboidrati, qui, metto maiuscolo. Ecco, e qui vedete che ha anche una funzione, eccetera, sempre italiano, scelgo la linea, sempre italiano, perché potrei avere il problema della lingua, quelli di lingua, vedete che possono utilizzare ad esempio inglese, italiano, inglese o viceversa, e fare delle flash card dedicate. Ecco, potrei mettere pane allora, come ho messo, pane, ok. Poi scelgo l'immagine, ad image, e per queste cose semplici l'immagine c'è, se no ho la possibilità di cercarla in internet. Allora, add image, e lui mi fa la proposta del pane. Vedete che posso utilizzare, no, mi dà solo questo, prima me la dava migliore del pane, vabbè, prendo questo pane, ok, che mi propone. Potrei portare, dal momento che ho messo carboidrati per primo, potrei anche prendere la pasta, prendo il pane, dai, la rappresentazione del pane. Poi ho la possibilità e qui recording voice, quindi di registrare, ok. Oppure qui di definire, di dare una, cercare una definizione. Poi posso, sto pensando ai principi nutritivi, sono le proteine, e per le proteine, ad esempio, sempre rimango nella lingua italiana, come vedete, scelgo la carne. Ok. Cerco l'immagine della carne. Beh, qui mi dà il prosciutto, va bene. No, questo è il prosciutto. Allora quasi quasi scrivo prosciutto, perché me ne dà random. No, non mi piace l'immagine del pesce. Vediamo se trovo la carne, che vorrò mettere la carne. Va bene. Prima mi venivano meglio, si vede che le fa random. Proteine, vabbè, questo è il prosciutto. Allora ci scrivo prosciutto. Ok. Vedete che comunque posso cercarle oppure upload l'immagine, no, no, non me la fa uploadare, perché ci vuole non il print per uploadarla, me l'ho dimenticata. Quindi dopo vado avanti, chiudiamo qua. Credo prima di aver utilizzato il nome, poi aver messo carboidrati dopo, non ricordo, e le proteine, poi potrei fare i grassi, sì, i grassi, e qui potrei scrivere, non so, burro, vediamo se mi dà il burro, ecco, mi dà l'olio invece, comunque in genere me lo dà, ma cercavo un niente, mi dava, vabbè, olio. Metto l'immagine, lo stesso, allora ci metto l'olio, ok. Poi mi dava, prima me li dava meglio, dipende, si vede dalla random, che ha vitamine, non sarà esattamente come quello di prima. Potrei scegliere per le vitamine la frutta. Frutta. Ok. Ah sì, metto questo. Ma metto quell'altro.
Preferisco mettere questa, la frutta, e poi ne scelgo un'altra. Ecco, dovrebbero essere almeno 5 per fare poi l'esercitazione, 4 o 5 per fare le esercitazioni. E poi metto i minerali, no, vitamine e minerali, basta 4, ma se no dopo no, rimani su questa pagina, non metto niente, questo concetto per fare, e vado a creare le mie flashcard. Ok, ecco, come vedete, mi dice di condividere, lasciamo perdere, come vedete. Allora, a questo punto avete le flashcard, sono queste, potete rifarle. Rifarle, carino, vero? Vado avanti, e anche questo lo flippo, cioè lo faccio, ecco, lo cliccando, poi vado avanti. Ecco. Poi basta, finito, andava avanti. Meglio metterne 5 però. Ok, quindi meglio metterne 5 come vedete perché me ne dava l'ultima vuota. Poi andate in Learner, vabbè, questa è l'answer vuota che mi veniva, vabbè, ne ho messo una vuota. Vado e quindi questo metto vitamine, ok, che è la risposta, e mi dice che è la risposta giusta. Vado avanti e faccio grassi perché con 4 mi finiva, adesso ho sbagliato a non mettere tutte, mi dice che è corretta e poi vado avanti. E quindi qui faccio proteine, scrivo proteine, vado avanti, mi dice che è corretto, potrei anche sbagliare per vedere che cosa mi dice, vabbè, rimane sbagliata la prima che... Ricordatevi, allora abbiamo scritto male, ricordatevi allora che... Aspettate che scrivo, è importante dare come risposta, cioè riempire tutte e 5, non farne solo 4. Ok, vado nello speller in alto e vabbè, qui ti dà quindi. Allora io scrivo qui proteine, che mi dà lo speller, che mi dice che l'ho fatto giusto, quindi ad esempio con la lingua inglese potrebbe essere utile lo speller e così via. Poi posso andare nel test e vedete che anche qui ho le questioni come avevate visto dentro, quindi l'olio, grassi. E così via, vado avanti e lui me le darà verdi, poi alla fine, quando avrò finito, me le darà verdi, verdi e quelle giuste, rosse, quelle sbagliate. Finito il test, poi andate in Scatter e mi dice di fare il game. Allora una verrà bianca perché era sbagliata, quindi vedete come ho fatto prima, vitamine, grassi. Ah. Ecco, vediamo cosa si fa se lo metto sbagliato. Vedete che torna indietro? Se lo metto sbagliato mi torna indietro. Quindi l'alunno è portato a metterle giuste. Rimane questo bianco che era la domanda. Mi dà anche in quale tempo. Gravity è molto interessante perché è il gioco dei pianeti. Vediamo se riesco mentre sto facendo le cose e quindi get started e io devo mi chiede allora di selezionare la difficoltà sta nella velocità di quindi
cominciare con i termini e le definizioni o random. Lascio definizioni, va bene, let's go. E quindi start a game. E anche qui adesso vedete che mi viene. E quindi devo scrivere in fretta proteine prima che arrivi alla fine, fare perché scompare. Adesso noi proviamo a sbagliarne una, cioè io in questo metto qui non metto niente, va, metto così per vedere che cosa avviene. Vedete che non succede niente e il pane non mi scompare perché non ho messo carboidrati. Aspettate, vedete che cosa accade. Sbagliando dovrebbe aprirsi una finestra, vediamo se si apre, ecco, carboidrati e mi dice pane, carboidrati e io qui devo scrivere carboidrati perché se no non mi e così mi fa andare avanti, carboidrati. Se no non mi fa andare avanti e qui devo scrivere grassi alla svelta, se no non mi fa andare avanti. Ok, e vado avanti a fare questo, adesso finisco nelle mie, penso che sia bellissimo da vedere, una bella esercitazione sicuramente. Da utilizzare, quindi vi dico fatelo con Quizlet che è veramente così un'ottima esercitazione e serve agli studenti per nel momento di debriefing, che è il momento conclusivo di un'esercitazione, per così realizzare dei giochi. Sicuramente l'esperienza e l'appunto utilizzando queste tecniche non questa esperienza non la dimenticheranno e i concetti rimarranno fermamente nella loro memoria. Molto molto interessante. E ecco, se voi potete preparare delle semplici, quindi anche flashcard con e quindi uno studi study set, create study set, qualunque sia la vostra disciplina di insegnamento, dalla matematica che so io, all'italiano, alle lingue, farle personalizzate, ricordatevi l'accorgimento, perché avete visto adesso tutto il processo, vi ho fatto vedere quindi come creare uno study set serva permetta di fare diversi esercizi, ma la cosa è molto concettuale, cioè nel senso che se volete sviluppare fino in fondo tutte le esercitazioni connesse al set card, dovete farle molto brevi e concettuali. C'è un'altra maniera in cui potete farle, che sono ad esempio, io avevo fatto più queste flash card, ecco. Esempio delle flashcard di approfondimento, però vi fermate più o meno lì, non potete fare tutte le esercitazioni, tutte quante. Queste potrebbero farsele, questa era su Popper, ad esempio, queste potrebbero farsene gli alunni come esercitazione, potrebbero anche preparare delle flashcard. Nel momento operatorio per approfondire come prodotto della loro ricerca o di apprendimento, del loro apprendimento, potrebbero metterle poi a disposizione di tutti che servono per approfondire i concetti. Ecco, non sono esercitazioni
che sono spendibili soltanto nel momento ristrutturativo, possono essere usate sempre, quindi se volete distribuirle anche durante nel vostro format in altri momenti lo potete fare. Sono dedicate come game finale, sono molto comunque indicate per il momento ristrutturativo. Ecco, era questo un esempio che queste sono più complesse, ma non si prestano a, adesso lo smetto, e non posso fare tutto quanto, il testo, lo scattere gravity, con, sì, lo posso anche fare, ma gravity è troppo lungo, ad esempio, da fare, posso fare gli altri test e qualche esercitazione, ma non tutte. Ecco, ritorno adesso alla piattaforma, se non cioè, è molto tardi e non so quello che dobbiamo fare, però quello che riusciamo a fare, però l'analisi SWOT ve la voglio proprio fare, vedere. Voi avete da scaricare, avrete alla fine nel project work da fare una scheda riflessiva con un'analisi SWOT. Quindi l'analisi SWOT è divisa e utilizzata anche questa nel management. Avete tutta la descrizione in questa scheda e avete la scheda da scaricarvi, la scheda credo che sia in Word sicuramente. Quindi è divisa in quattro quadrotti. Nel primo vanno messi i punti di forza e quindi dell'attività, i punti di debolezza. L'analisi SWOT è famosissima, da utilizzare, le opportunità e le minacce che ci sono state e i piani di difesa che noi dobbiamo poi mettere in atto per evitare quindi le minacce, i punti fangosi. Quindi il debriefing, l'analisi SWOT è rivolta all'analisi di un progetto, quello che abbiamo appena fatto. Voi la farete come compito associata alla presentazione del project work, sarà associata al project work e sarà una scheda vostra di riflessione su questo corso che vi darò da fare e che insieme al project work darà accesso ai 100 punti. Quindi è rivolta all'analisi di un progetto allo scopo di prendere dopo aver analizzato i punti di forza che da valorizzare, i punti deboli che richiedono intervento. E quindi leggete, adesso non riesco a fare, sono quasi le 7 diverse cose, quindi punti di forza e di debolezza di un'esperienza. Ma guardate che qui vi ho fatto anche degli esempi, cioè non vi ho detto solo mettete i punti di forza di debolezza, esempio, qui nella parte, ad esempio, finale che ho aperta, potete vedere che cosa significa opportunità e minacce e come possono essere modificate. Quindi è una scheda, quella dell'analisi SWOT, che permette davvero il miglioramento chiudendo un'esperienza. Degli esempi li avete, potete usare anche questi esempi come indicativi di quello che c'è da fare. Ecco, volevo poi, c'è anche una, purtroppo non riuscirò a farne molto, che riguarda tre strumenti per accertare le conoscenze e le competenze a livello individuale e di classe. E avete quindi, se andate dentro il libro, trovate il primo è Test Mods, che si tratta di un test veloce per accertare le conoscenze degli studenti. Vi piacerà, è molto semplice da realizzare ed è utilissimo alla fine del momento operatorio o all'inizio del momento ristrutturativo come conclusione dell'attività Test Mods. E adesso ci colleghiamo, spero di potervi far vedere velocemente
come funziona. Avete un tutorial che mi sembra buono, che ho fatto, che mi sembra di essere stata chiara. Testmods.com, vabbè, vi dovete registrare e io entro già col mio account, quindi make test, cioè non guardo la demo, make test, testmods, e devo mettere il test name che può essere prova al Fusine. Scelgo la mia password. Una password. Ok. Ne faccio proprio uno senza senso, breve, oppure domanda risposta per fare breve. Allora, questo è vabbè, andiamo subito. Vedete che qui comunque nel test control panel mi dà l'indirizzo, l'URL del mio test che sto creando. Vado in setting poi e qui in setting mi richiede di mettere un'introduzione al test, cioè in questa introduction vado a dire questo test ha lo scopo, non so, questo test, ma non lo finisco, dopo finite voi. Lo scopo era per farvi vedere. E qui la conclusion, è opportuno mettere la conclusione dicendo bene, hai concluso, compare alla fine del test, hai concluso il test, ma non finisco. Andate avanti voi. Potreste mettere un passcode, ma ve lo sconsiglio perché beh, in questo momento non lo metto. Randomize the question order lo lascio spuntato e qui tra at the end of the quiz display the users score, sì, quiz outline e poi indicare le risposte corrette e non corrette, poi anche il display, segno anche il display della risposta corretta. Mi pare di aver messo tutto con questa velocità, faccio save, poi vado mi dice che non ho ancora messo una question e quindi vado a mettere la question che poi è il terzo bottone, add new question, metto, guardate, metto domanda 1 perché se no mi trovo a scrivere domande, ci mette a domando e perché se no devo proprio tempo e voglio fare anche un'altra piccola cosa. Scelgo la tipologia, se il true false oppure il multiple choice o response, oppure lasciare in bianco le risposte. Metto i punti che voglio a questa domanda, posso variarli, mi posso mettere 3 o lasciarne 1. Metto risposta 1, qui mettete la risposta, ma io devo far così. Qui metto la risposta 2, risposta chiude la scuola, vabbè, finisco, volevo fare, ma lo farò la prossima volta. Risposta 2, facciamo presto. Tanto per darvi solo una dritta e poi vedrete il tutorial, risposta 3, risposta 4. Ah, io starei qui anche di più, ma non voglio tediarvi ulteriormente, non voglio che rimaniate senza cibo dentro la scuola. Risposta 4, subito finito. Poi dico di rimescolare anche le risposte. Allora, l'ho messo in tutto, devo segnare qui la risposta, mettiamo 3, la giusta, la risposta 3, faccio save, e basta, ne ho fatto una sola. Potrei mettere un add a new
question o andare avanti. Ecco. Ok, va bene. Allora, poi faccio publish, naturalmente devo pubblicarlo e ho pronta il mio test fatto. Provateci, il tutorial è molto chiaro, non c'è possibilità di sbagliare. E per finire, perché poi avevo intenzione di fare un altro test che è QBU, ve lo faccio solo vedere da qui, è un altro, avete il tutorial con la scheda anche QBU è interessante per fare dei test, vi ho fatto il tutorial e poi c'era Kahoot, ma Kahoot non possiamo non farlo prima di finire questo corso e sicuramente cominceremo con Kahoot la prossima volta sul corso. Ritorno un attimo per vedere l'ultimissima cosa, avete un'attività che è nuova e quindi ve la devo raccontare, che è quella del brainstorming, quindi le istruzioni sono di utilizzare, guardate che avete 12 giorni di tempo per rispondere a questo, però usatelo perché vi può tornare utilissimo nella didattica. Noi stiamo sperimentando delle cose che possiamo poi proporre ai nostri studenti. Allora, qui non avete altro che da aggiungere alle vostre idee. Il titolo è Le attività pratiche in classe, potete dire quello che volete. Quindi se avete delle idee nuove, io ho messo la prima per iniziare, ho messo fare esperienza collaborativa. Voi, se volete, mi mettete con ad argument, mi rispondete che non vi piace per questo o quest'altro motivo o che siete d'accordo. Pro and cons significa questo. Potete votare questa idea, quindi potete votare le idee che man mano vengono messe. L'importante è che voi aggiungiate in questa interfaccia add new idea, cioè voi andate ad aggiungere il add new idea e aggiungete una nuova idea. Qui scrivete la vostra idea, potete aggiungere una description, qualsiasi idea aggiungete qui e poi aggiungete una de descrizione con add description e poi aggiungete un'immagine come ho fatto io, no? Vedete che vi compare il titolo che posso editare una volta che sono entrata. Qua vi compare la descrizione e ho messo anche l'immagine dei sei cappelli, tanto per fare. Quindi credo che sia avete il forum qui con le vostre impressioni. Sono rimasta, ho sforato un po' nei tempi, comunque vi ringrazio nonostante le difficoltà di connessione, della partecipazione, speriamo che sia venuta la registrazione che